Dice una frase significativa, dice: mi è venuta voglia di fare largo e di lasciarli passare. Cioè, vuol dire che la polizia farà quello che ha fatto anche in Grecia e talvolta più raramente in Spagna, farà ala e passeranno e questi palazzi saranno raggiunti. Il mio timore è che, vista ormai la demotivazione della polizia italiana, che ha tutte le giustificazioni per essere demotivata perché è trattata malissimo, secondo me, e secondo gli italiani stessi, perché poi io vado nelle caserme, li conosco, so cosa mangiano, come stanno, i problemi con la benzina, giro molto, cosa dovranno fare? Dovranno prendere i mercenari? Lo Stato italiano dovrà servirsi di mercenari per fermare l'orda del popolo che si ribellerà, ma in una maniera ben più grave, perché questi vogliono arrivare ai palazzi. Allora, senza violenza si dice che il potere non cambia, e io credo che sia così, no? Cioè, i politici hanno bisogno della prova di forza, altrimenti non si lasciano convincere né dai discorsi, né dalle belle parole, né dai buoni atti, tantomeno dalla dialettica civile. Niente. Reagiscono soltanto di fronte alla violenza. Questa violenza inevitabilmente arriverà, lo ripeto, questo è stato un antipasto, non è neppure il primo, è uno dei più graziosi, dei più gradevoli in fondo, ma è significativo perché appunto non ci sono sindacati, non ci sono partiti, non ci sono rappresentanze e tuttavia queste persone hanno, secondo me, una capacità di aggregazione superiore a quella che potrebbero avere se fossero veicolati da un Da un partito partito. e diventano felicemente pericolosi, felicemente pericolosi. Cioè, se io fossi il cosiddetto Stato, i politici, il Parlamento, il governo, non aspetterei un'ulteriore prova di forza perché questa prova di forza, io non vorrei usare paroloni, ma se ci sarà, non sarà più una guerriglia, ma sarà una guerra civile, perché secondo me le statistiche dicono che una persona, che un italiano su tre è profondamente infelice, schiavizzato, sfruttato, vilipeso e uno su tre sono tanti, vuol dire 3 su 10. 3 su 10, 4. Sono una falange armata non indifferente. Quindi finalmente si dovrebbe ascoltare la dialettica senza che si arrivi al male estremo, perché soltanto attraverso il male estremo probabilmente il popolo italiano avrà accesso al bene elementare, che adesso gli è stato sottratto.